Benvenute a tutti e a tutti. Io sono Maria Letizia Affronti, sono una comunicatrice, lavoro nella pubblica amministrazione e questa è Distinti Saluti, linguaggio chiaro che rende più consapevoli. Siamo giunti alla lezione numero 7 e questa è una lezione un po' diversa da quelle precedenti. Finora infatti quello che abbiamo proposto è stata una visione molto pratica dei linguaggi della pubblica amministrazione. Abbiamo preso degli esempi, li abbiamo analizzati, abbiamo provato a riscrivere dei testi che sembravano scritti in maniera molto articolata e molto di difficile comprensione per renderli più chiari. Oggi invece quello che vedremo è una panoramica da una prospettiva diversa, cioè facciamo un salto in alto e vediamo quanto sia fondamentale la chiarezza nei testi e perché sia importante questa chiarezza e ci appoggeremo a un testo di recente pubblicazione molto interessante che parla di difficoltà linguistiche, soprattutto all'interno di quei testi che sono, diciamo, quelli di più difficile comprensione per i non addetti ai lavori, cioè le sentenze e le leggi. Vedremo che questo aspetto di rendere chiare sentenze e leggi non sarà soltanto un aspetto voluto dai cittadini e delle cittadine che vogliono capire meglio quello che gli enti preposti vogliono comunicare, ma addirittura vedremo che è lo Stato stesso che richiede a questi enti di essere chiari. Questo vedremo poi perché la non chiarezza porta a una serie di conseguenze negative per tutto lo Stato e quindi oggi analizzando la storia di questo libro vedremo quanto sia non solo importante essere chiari, ma quanto sia anche riconosciuto da un punto di vista costituzionale la chiarezza di questi testi. Iniziamo quindi dalla fine, cioè iniziamo da una sentenza recentissima, siamo al 5 giugno 2023. La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la legge di bilancio del 2020, la legge di stabilità del 2022 della Regione Molise. Il motivo non è economico, non è giuridico, il motivo è semplicemente che la legge è incomprensibile, cioè la legge è dichiarata illegittima perché oscura, di difficile comprensione. E immaginate quanto sia delicato l'argomento, cioè parliamo di una legge che stabilisce le variazioni tra le entrate e le uscite del bilancio regionale. E la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la legge perché non si capiva com'era scritta, diciamolo in parole povere. E quindi immaginate quanto sia importante, addirittura per la Corte Costituzionale, che un linguaggio chiaro e semplice e comprensibile venga usato, in questo caso dalle regioni, per emanare le proprie leggi, addirittura leggi così complicate come la legge di stabilità. Ma non è la prima volta che la Corte Costituzionale decide di agire sulla comprensione o non comprensione di un testo normativo. La prima sentenza, possiamo dire quella che ha fatto storia, risale al 1988. Il problema era sempre lo stesso, cioè delle leggi scritte in un modo complesso non portavano a chiarezza per chi poi le riceveva. Questo aveva un effetto negativo a cascata sulle persone, quindi c'erano sia motivi pratici perché materialmente le persone non sapevano come dovevano comportarsi per far sì che la legge venisse rispettata, e poi anche costi sociali perché chiaramente questo metteva su un piano diverso i cittadini che avevano magari degli studi molto elevati o erano addentro alla materia che avrebbero compreso il senso della legge e tutti gli altri. La grande maggioranza, tra l'altro, dei cittadini e delle cittadine, che invece non avrebbe compreso la legge e quindi sarebbe stata esclusa dal metterlo in pratica anche inconsapevolmente.
Le leggi oscure vengono, diciamo, condannate, possiamo dire così, vengono individuate nel 1993 da Sabino Cassese, l'allora ministro della funzione pubblica, che promuove a gran voce. Il manuale di stile. Il manuale di stile era un vero e proprio manuale tecnico pratico che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici avrebbero dovuto utilizzare per scrivere in maniera chiara e comprensibile. Erano delle indicazioni abbastanza semplici. Ebbene, purtroppo, se anche all'inizio questa sua emanazione ha avuto una certa ripercussione positiva, e quindi se effettivamente molte pubbliche amministrazioni hanno messo in pratica quel manuale di stile, poi in realtà sono intervenuti una serie di problemi. Principalmente era che il manuale di stile non era un obbligo giuridico imposto alle pubbliche amministrazioni, ma il suo utilizzo era affidato alla buona volontà delle persone e delle categorie interessate all'uso di questo manuale. Quindi possiamo dire che tante persone, tanti funzionari pubblici, tanti dipendenti pubblici potevano fare veramente la differenza usando il manuale di stile, ma quando in una pubblica amministrazione questo manuale di stile veniva utilizzato soltanto da una o due persone e quando la dirigenza non prendeva atto dell'importanza di questo manuale di stile, non c'era nessuna conseguenza, chiaramente, e il lavoro, l'impegno, diciamo, di queste persone si sarebbe perso in un mare di burocratese. Immaginate quanto sia importante, quindi, addirittura un ministro della funzione pubblica ha richiesto, promosso questo manuale di stile. Immaginate quindi quanto sia importante applicare effettivamente un linguaggio chiaro. Beh, possiamo dire che nella molteplicità degli atti, degli scritti, delle comunicazioni della pubblica amministrazione verso l'esterno, quelli più astrusi, sicuramente di più difficile comprensione, sono le leggi. Ci sono le cosiddette leggi oscure, cioè quelle veramente difficili da capire, e che vengono create, vengono scritte per tanti, tanti motivi. Una delle motivazioni che possiamo analizzare, che possiamo pensare che possa essere diciamo un elemento importante, è il fatto che ultimamente molte più leggi vengono emanate direttamente dal governo e non più dal Parlamento, e questo porta alla scrittura di leggi da parte dei ministeri e di funzionari, quindi amministrativi e giuridici, e non propriamente da gruppi che possono interagire tra di loro e dare anche un contributo linguistico. Questa è una delle possibilità. Ci sono anche dei motivi esogeni, quindi abbiamo dei motivi da rivedere all'esterno. L'Italia adesso inizia a confrontarsi con le leggi europee. Già da diversi anni, ma insomma adesso il confronto è sempre più attivo, sempre più forte, quindi il linguaggio dovrebbe allinearsi a quello europeo, mentre quindi un po' più snello, un po' più rapido, mentre vediamo sempre una maggiore pesantezza linguistica. Semplice sciatteria linguistica, perché la parte della revisione dei testi è la parte sicuramente più importante, ma anche la più lunga e la più complessa. Scrivere un testo in poche scrivere un testo è possibile farlo anche in poco tempo, soprattutto se si è praticamente se si è padroni della materia. Farne la revisione è un atto molto complesso che richiede tanto tempo, che richiede anche una mente più serena e riposata, quindi è anche possibile rimaneggiare il testo nei giorni successivi. È necessario, per esempio, farlo confrontare ad altre persone, e quindi la parte di sciatteria linguistica è dovuta anche al poco tempo dedicato alla revisione linguistica. E poi c'è anche una volontà attiva, che è quella di non farsi capire, cioè tanto più un linguaggio è chiuso e tiene fuori gli altri, tanto più solo una piccola elite sarà
padrona di quel testo. E quindi immaginate, avevamo detto prima, le ripercussioni anche sociali che ci possono essere. Il dovere costituzionale di farsi capire è questo testo di cui vi parlavo. Il dottor Cassese prende spunto proprio dalla sentenza con cui abbiamo aperto questa lezione e risottolinea nella prefazione l'importanza della chiarezza normativa. Il testo racchiude delle riflessioni di giuristi e linguisti sulla chiarezza normativa. Può interessare o meno chi sta vedendo questo video, che magari non è addetto ai lavori, però quello che vi volevo sottolineare è che esiste un manuale di stile che la Corte Costituzionale reputa fondamentale la chiarezza, quindi non stiamo parlando di un orpello linguistico, ma stiamo parlando addirittura di un obbligo per la stesura dei testi, e vi deve interessare anche perché c'è una riflessione molto interessante, cioè il fatto che noi che lavoriamo all'interno della pubblica amministrazione o chi vuole lavorare all'interno della pubblica amministrazione, che quindi aspira a diventare un impiegato pubblico, assume, così come quando firma il contratto, anche la responsabilità pubblica di farsi carico del dovere costituzionale di farsi capire. Cioè, il dovere di un impiegato pubblico a farsi capire da tutti i cittadini e tutte le cittadine non è qualcosa di superfluo, ma di accessorio, ma è un dovere che si deve abbracciare nel momento in cui si entra a far parte della pubblica amministrazione. Questa volta come fonti vi indico ovviamente il testo che abbiamo appena citato, il dovere costituzionale di farsi capire, e anche vi invito all'ascolto molto veloce e molto interessante della Lingua Batte, puntata del 10 dicembre del 2023 su Rai Play disponibile, nella quale c'è proprio un'intervista a Maria Emanuela Piemontese, che è la curatrice di questo testo. Io spero che questo spunto sia stato interessante per voi, anche come momento di riflessione, in modo da spronarvi a essere chiari, non solo per una correttezza nei confronti di chi sta leggendo, ma perché è veramente un dovere costituzionale a tutti gli effetti. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima lezione.